Tutti i commercianti di Albino si sono riuniti per questo Natale 2014 in un'unica associazione che ha dato vita a quello che è stato e che è ancora il movimento Albino Christmas Village. Manifestazioni che già a partire dal 29 novembre fino al giorno di Natale 25 dicembre hanno coinvolto davvero tutti i commercianti, ma soprattutto tantissima gente. Prevalentemente le manifestazioni si sono svolte in via Mazzini, ma nel fine settimana, e queste immagini appunto ci parlano di questo, del 13 e del 14 scorso la manifestazione ha toccato invece la zona di Albino Alta, che si diceva un pochettino fuori, tagliata fuori da quello che è il centro degli avvenimenti del paese di Albino, e che invece proprio in questo fine settimana, grazie all'impegno dei commercianti, ma soprattutto proprio anche alla gente che nonostante il maltempo ha voluto rispondere, ha riscoperto anche questa zona di Albino altrettanto bella. Noi con la nostra telecamera abbiamo girovagato proprio in queste due giornate, proprio nella zona di Albino Alta, alla ricerca e soprattutto con l'intento di mostrarvi quello che stava succedendo, ve ne parlerò fra poco. E pensate un po' chi abbiamo incontrato subito in mezzo alla gente con il suo famoso asinello. Guardate. Abbiamo fermato la Santa Lucia, oggi è proprio il 13 di dicembre e qui da noi la Santa Lucia è quella santa che fa felice tanti bambini. Mi ha detto non posso parlare, non è vero, la Santa Lucia è cieca ma la lingua ce l'ha. Ma li meritano i bambini, li meritano i regali questi bambini o no? Certo che li meritano, sono tutti bravi bambini finché sì. Non crescono. Ma c'è qualcuno che magari invece comincia già a essere un po' monello? Fa niente, sì, allora quello si becca il carbone. Ecco, perché c'hai nel tuo cestello, sotto le caramelle che vedete qui, c'è anche un po' di carbone. Certo, per i bambini più disobbedienti c'è il carbone nero. Pertanto, insomma, possiamo dire che tutti i bambini anche quest'anno meritano qualcosa, un piccolo ricordino? Certo, assolutamente. Sì. Sì, perché è così famosa Santa Lucia? Perché è famosa? Perché rende felice i bambini. Sì, va bene, ma tu ne hai tanti in tutto il mondo? Sì, è in tutto il mondo. Tantissimi? Tutti, non so quanti, sono tantissimi. Grazie, la Santa Lucia è davvero meravigliosa. E brava Santa Lucia che oltre a regalare tante caramelle ha regalato anche tanti sorrisi e ha rincuorato un po' tutti. E allora ecco qua ancora alcune immagini per quanto riguarda queste due giornate. Qui siamo nel pomeriggio di sabato, stava piovendo naturalmente, o perlomeno non in maniera incessante, però sicuramente pioveva, e dove tutti, nonostante anche la giornata non dico fredda però abbastanza fresca, si sono impegnati per mostrare tutto quanto avevano preparato. Per esempio questa chiamiamola moto, insomma, che effettivamente è qualcosa di un pochettino strano e che ha fatto strabiliare tutti gli appassionati. Nel nostro girovagare abbiamo raccolto anche alcuni pareri, alcune interviste, soprattutto da parte di chi più degli altri, senza nulla togliere, ha voluto creare questa due giorni anche ad Albino Alta, dove il riscontro è stato davvero positivo. Ed eccoci qua, avete già visto un po' di immagini, Albino Alta oggi è veramente colorata, peccato un po' di brutto tempo, ma con l'entusiasmo si spegne anche il maltempo e soprattutto si riesce a movimentare anche questo angolo bellissimo del comune di Albino. Siamo con Alessio del Rocky Bar, lui è forse il promotore, assieme naturalmente a Beppe Ducci, assieme a Italo Calvi e tante altre persone che hanno ideato queste due giornate veramente, veramente incredibili. Allora, certo, il maltempo non vi aiuta, però l'entusiasmo, l'ho detto, forse riesce a superare anche questo, no? Esattamente, l'entusiasmo è la base di tutto e ultimamente Albino Alta era un po' morta e tanti ci chiedevano come mai non facevamo niente, e quest'anno abbiamo deciso di impegnarci, tre giovani, noi, Rocky Bar, la Crystal e Davide, che ha appena aperto il panificio, di impegnarci a organizzare questo evento qua. Certo. E fino adesso ci siamo riusciti, il tempo però... Vabbè, speriamo nella giornata di domani, domenica, che possa essere migliore. Abbiamo anche Sara e Valentina. Allora, voi due siete le collaboratrici, il braccio destro anche quello sinistro del nostro Rocky, il nostro Alessio. Aiutami a capire, ma è severo come datore di lavoro? Ma no, non troppo. No? No, dai, è bravissimo. Vi sgrida solo qualche volta al giorno? Quando sbagliamo. Ecco, però hanno una bella, diciamo, attrattiva presenza, sicuramente bella, il tuo presenza. Bar guadagna, fanno anche l'alberghiera, si stanno impegnando, ecco.
sono stagiste qua al bar e promettono bene, diciamo, per il futuro. Benissimo, so che sei di poche parole, però lo dobbiamo dire. Preferisco lavorare, io preferisco. Lo dobbiamo dire, ce ne vorrebbero di più di queste manifestazioni, sì. Proprio perché i negozi cosiddetti di vicinato hanno bisogno, insomma, di essere un pochettino riscoperti, no? Esattamente, hanno bisogno di che i clienti ci diano una mano per andare avanti, perché ultimamente... Sia un po' le porte, dura, molto dura. Speriamo di sopravvivere. Grazie Alessio, buon lavoro. Naturalmente avremo modo di vederci ancora fra nel pomeriggio di oggi, che è sabato. La giornata di domani mattina noi saremo qui a parlare, a raccontarvi tutto quello che succede qui ad Albino Alta. Certo, il maltempo non ci aiuta, ma il maltempo a noi... Non ce ne frega un cavolo. Grazie. Dicevamo di queste due giornate che sono andate proprio inserite anche nel calendario dell'Albino Christmas Village, che è stato ideato per prima cosa da tutta l'associazione delle botteghe di Albino, in particolare le botteghe di via Mazzini, cioè la parte principale del comune di Albino, la parte più storica. Però naturalmente, visto che c'è un rapporto di collaborazione splendido fra tutti i commercianti, allora i responsabili appunto dell'Associazione delle Botteghe di Albino hanno voluto dare spazio anche ai negozi e ai commercianti di Albino Alta. Proprio per questo noi abbiamo avvicinato Manuela, la responsabile di questa Associazione delle Botteghe di Albino, la quale ci spiega il perché di questa, chiamiamolo, joint venture dei commercianti, ecco, di Albino. E dunque, per quanto riguarda i commercianti di via Mazzini, con i quali è ripartito, diciamo, uno stretto rapporto di collaborazione con i commercianti di Albino Alta, noi siamo andati lì ad interpellare la signora Manuela Poli, responsabile dei commercianti, che ci parla innanzitutto dei due precedenti weekend che hanno preceduto appunto il weekend organizzato dai commercianti di Albino Alta. Un grande successo, come del resto ci sottolinea appunto la signora Manuela. Certo, infatti abbiamo cominciato il 29 di novembre e nonostante il cattivo tempo abbiamo avuto una buona affluenza. Invece i tre giorni del 6, 7 e l'8 di dicembre abbiamo avuto una risposta veramente grande a quello che abbiamo proposto. E soprattutto la giornata dedicata ai bambini ha riscosso un successo veramente al di là delle nostre aspettative. Torneremo il 20 e il 21 sulla via Mazzina, sulla via Mazzini, la via centrale di Albino, con tutte le nostre proposte, gli zampognari, la passeggiata in carrozza, i mercatini, che veramente stanno riscuotendo un grosso successo. E come già precisato anche all'inizio di questo servizio, la signora Manuela Poli ci tiene a sottolineare il rapporto di collaborazione con i commercianti di Albino Alta. Allora, la collaborazione esiste da moltissimi anni. Quest'anno per la prima volta abbiamo provato a staccare le cose in maniera di dare la possibilità a loro di esprimersi al meglio, evitando di diciamo, tra virgolette, attirare la gente sul corso principale, che è il più facilmente raggiungibile. E speriamo veramente che questo abbia successo, perché è proprio quello che vogliamo, far capire che non ci sono solo i centri commerciali, che il paese, la città sono comunque un punto di aggregazione importante, dove anche i bambini si divertono, le famiglie, ci si incontra con gli amici. È proprio quello che noi vogliamo che la gente riscopra. E del resto, come sottolinea ancora la responsabile dei commercianti di via Mazzini di Albino, l'importante è smuovere la gente dalle case, portarla nel centro di Albino, che sia Albino Alta, che sia Albino Basso, che dir si voglia. L'importante è che questa gente capisca il valore ancora del negozio di vicinato, quel negozio che effettivamente ha raccontato, ha fatto la storia del paese e ci auguriamo lo possa fare ancora per tantissimo tempo. Infatti il vedere la gente contenta, gli amici che si ritrovano, è veramente una cosa che scalda il cuore. La cornice che noi abbiamo cercato di ricreare sicuramente aiuta a far venire fuori questa cosa, però è proprio quello che vogliamo, vedere la gente rilassata, sorridente, che passeggia senza necessariamente dover spendere. I tempi sono difficili, l'importante è essere un pochino sereni, riuscire a godere quel poco che c'è, le caldarroste, un goccino di vin brûlé, un bicchierino di cioccolato.
e se qualcuno ha qualche soldino da spendere, se li spende nella nostra città, noi siamo più contenti. Volevo approfittare per ringraziare una ditta che ci aiuta sempre, ci supporta, la ditta Bergamelli. Purtroppo nell'uscita dei volantini c'è stato un disguido, non siamo riusciti a segnalarlo. La ditta Bergamelli, un grazie veramente di cuore. Benissimo, grazie alla signora Manuela Poli, responsabile dei commercianti di via Mazzini. Ripeto ancora, i festeggiamenti saranno in particolare proprio qui in via Mazzini ancora il 20 e il 21, dunque il weekend prima di Natale, e sarà veramente due giorni intensi pieni di tante belle cose. Di tante tante belle cose, e speriamo tutti in allegria. Collaborazione che continua fra i commercianti, e questo ci fa davvero piacere, mentre vediamo i zampognari che hanno reso ancora di più natalizio il clima, nonostante, dicevo, il brutto tempo anche della domenica. Adesso noi andiamo a sentire altre interviste. Beppe Ducci, uno degli organizzatori di questa eccezionale due giorni ad Albino Alta. Finalmente il borgo si ridesta, rivive. Ma direi di sì, finalmente, forse anche la prima volta che vediamo una domenica così. Speriamo adesso nel tempo, e speriamo appunto che la gente arrivi un attimino più con forza, con voglia di partecipare. Noi siamo qui, ci abbiamo messo il nostro, diciamo, tutto il nostro, le nostre migliori intenzioni, quindi ragazzi, noi più di così di sicuro non ce la facciamo. È chiaro che ci vuole l'impegno di tutti, è chiaro che ci vuole anche il sacrificio di tutti, insomma, come a dire, non arriva nulla dal caso, no? Ma no, assolutamente. Diciamo che per questa occasione è circa due mesi che ci stiamo impegnando e organizzando tutti assieme, e sono stati coinvolti, diciamo, anche dei personaggi e delle, diciamo, delle persone normali, diciamo, comuni, non soltanto i commercianti, bensì quelli che sono gli abitanti di tutto il borgo hanno avuto piacere nel partecipare a questa bellissima iniziativa. Quindi io sono personalmente strafelice. Non potrebbe capitare anche due o tre volte all'anno una cosa del genere? Beh, sarebbe l'ideale, è un auspicio quello di poter continuare a proporre anche in altri periodi, logicamente. Beh, questo è un primo passettino, è un primo scalino fatto. Vediamo se anche la gente, appunto, riuscirà a darci una risposta positiva, e quindi perché no, ben venga. Tante le manifestazioni e soprattutto le associazioni che hanno collaborato a questa giornata, fra tutti ricordiamo gli alpini con le loro caldaroste, i canti, il vin brûlé, ricordiamo naturalmente l'apertura della chiesa di San Bartolomeo con le visite guidate all'esposizione dello Stendardo di Gian Battista Moroni, ricordiamo la musica con Corrado Presti, quella con Beppe Luce, l'esibizione della scuola di canto, insomma, e poi, dicevo, tante associazioni che a scopo benefico hanno impegnato questi due giorni portando e facendo conoscere la propria attività. E poi ancora chi invece lo fa naturalmente di lavoro, come questo signore, sentiamo. Fuori dal negozio Vecchi Sapori qui ad Albino Alta con Severo Valotti, parliamo innanzitutto di questa giornata. Dai, una bellissima giornata, peccato un po' il tempo che certamente non vi aiuta, però nel pomeriggio di oggi domenica ci si aspetta davvero il pienone. Sì, indubbiamente, a parte il tempo comunque la gente gira, insomma, ecco, queste sono poi le giornate in cui è abbastanza disponibile la gente, voi che a casa al lavoro è così, sono presenti. Allora, io ho avuto il piacere un attimo fa di provare, adesso ve la mostriamo in sovraimpressione, la slinzeca e tante altre cose che producete proprio voi. Insomma, particolarità, ma soprattutto un grandissimo sapore. Sì, abbiamo copiato, se vogliamo dire, perché la slinzeca è un prodotto valtellinese. Noi abbiamo trovato un'azienda di Bolzano che ci dà delle spezie a base di erbe di montagna e siamo riusciti così, tra virgolette, a copiare il prodotto valtellinese. Questa, ecco, tra l'altro, qui da noi è poco conosciuta. Insomma. Sì, è pochissimo conosciuta, molto conosciuta in Valtellina. Adesso stiamo cercando di promuoverla e farla conoscere anche qui nella Bergamasca. Benissimo, grazie, buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata anche a voi. Le varie iniziative che partivano da Piazza San Giuliano per andare a finire dove c'era la deviazione per Bondo a destra per
la funivia nella zona a sinistra, hanno trovato anche la collocazione, come potete vedere da queste immagini, per quel mattacchione di Matteo Poli, che ha dato un'esibizione nello stand della Cerbis delle sue capacità. Ma vorrei dire che forse il clou della, diciamo così, della manifestazione è stato quest'albero di Natale davvero originale e particolare. Guardiamolo assieme. Non riuscivamo a capire che cosa ci faceva una grossa gru proprio lì nel centro storico di Albino Alta, e poi quando abbiamo visto alla sera tutte queste luci e soprattutto che cosa era stato realizzato abbiamo capito. Un altissimo albero di Natale, un po' stilizzato se vogliamo, quantomeno anche curioso nel suo aspetto, però sicuramente di un certo effetto. Abbiamo avvicinato il titolare di questa grandissima gru, il titolare della ditta Monaci, che ci ha spiegato da chi è partita l'iniziativa. È nata dal nostro commerciale di Albino, e tramite i ragazzi qui e abbiamo organizzato questa cosa esclusiva. La vedete anche nelle immagini, non soltanto diurne ma anche di notturne, fa un certo effetto, eh? Sì, abbastanza, è una macchina molto particolare per fare demolizioni. E in che ambito lavorate e soprattutto operate? Operiamo per aziende di demolizioni di siti industriali, di dismessi, e anche a case, quell'ambito di lavoro lì. Diciamo. La vostra sede operativa è? A Scanzero Sciate. Ringraziamo Michael Monaci per la cortesia, ancora i complimenti per l'idea avuta assieme a Roberto Gambarelli, ma soprattutto così anche questo tocco un pochettino diverso, no, qui in Albino Alta. Grazie mille, saluti. Curiosità pagate insomma per tutti, anche quella, la vedete qua, la stretta di mano fra Antonio Piazzalunga e Carletto Ubiali, grandi campioni del motociclismo di qualche anno fa, e qui Giorgio Gandini, attuale presidente degli Atleti Azzurri d'Italia, anche lui presente ad Albino, a curiosare e a portare con la sua presenza anche un po' di notorietà per il sodalizio che lui presiede. Due giornate dove si è parlato anche di tanta solidarietà, di tanto impegno da parte dei vari gruppi che hanno colto l'occasione di far conoscere le proprie iniziative, le proprie associazioni anche al pubblico di Albino, che è andato, nonostante il brutto tempo, è andato a passeggiare nella zona di Albino Alta. Un'iniziativa importante, già abbiamo sottolineato la bontà e forse la speranza di vedere moltiplicarsi queste manifestazioni, per carità non tutte le settimane, non tutti i mesi, però sicuramente tre volte all'anno in occasioni particolari ci possono veramente stare. Bene, concludiamo qui dunque, grazie a chi ha collaborato alla realizzazione di questo servizio e complimenti ancora a tutte l'associazione Botteghe di Albino.